Contrari. Contrario. C'era un... Ok. Il Nesci non è segnalato. Sì. Cambio parere all'1.263. Sospettavo. Favorevoli. Andiamo ora a pagina 52.1.57, Fico, deduco sia favorevole. Favorevole. E poi c'è la votazione dell'articolo 1, quindi abbiamo terminato i pareri all'articolo 1. Perfetto. Allora siamo al 01.01 Pannarale. Chiedo scusa, governo. Solo per dichiarare i pareri conformi a quelli del relatore di maggioranza. Grazie. Era quasi sottinteso, ma è bene formalizzarlo. Onorevole Pannarale intende intervenire, prego. Sì, grazie Presidente. Io penso che chiunque sia in quest'Aula, in un paese che qualche decennio fa ha riconosciuto la necessità democratica di un servizio radiotelevisivo, non possa che essere d'accordo con questo emendamento, che è un emendamento di principio in realtà. È un emendamento che ricorda quello che dovrebbe essere il profilo pubblico, indipendente, autonomo del servizio radiotelevisivo. Noi abbiamo già denunciato in discussione generale quanto questo testo proposto dal governo sia scarno ed eccessivamente modesto. Modesto perché in realtà va ad affrontare quella che dovrebbe essere una sfida tutta culturale ed educativa con degli interventi che sono